Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre il vostro Jurassic 410 e oggi siamo qua nuovamente sulla regrowth. Siamo qua sulla regrowth per continuare a fare quello che stavamo facendo l'altra volta, infatti continuare a fare la Tinker, perché vi ricordo, la stavamo per fare, ce l'avevamo quasi fatta, eravamo convinti di riuscire a farla, ma poi abbiamo scoperto che per craftare praticamente la fornace che ci permetterà di fare i mattoni per la Tinker ne servono due, quindi non solo una, perché una non si può aprire col tasto destro. Vedete, clic col tasto destro, non si apre. Esatto, ne servono una sopra l'altra, quindi due, perché una fornace brutta e cattiva. Quindi, ora oggi andiamo a craftarla. E non mi interessa anche se ci mettiamo un'ora, due ore, tre ore, quattro ore. Non mi interessa oggi, in questo episodio, voglio finire, voglio almeno craftare la Tinker. Poi non dico usarla, ma almeno fare la fornace, craftarla e fine. Quindi ora mi metterò un po' al lavoro e inizieremo subito a craftarla. Quindi, prima di tutto, abbiamo qua da fare la fornace. Cosa abbiamo di fatto? I burnt brick non li abbiamo. In realtà ne abbiamo 42, quindi li abbiamo. Poi il fluid tank lo abbiamo, giusto? Sì, perché è tipo messo qua, esatto. Quindi ce lo abbiamo, basta svuotarlo della lava. E abbiamo un fluid tank bellissimo. Perfetto. Quindi già questo è grande cosa, perché abbiamo già dei componenti per fare la crucible funnel che serve per craftare le altre cose. Poi ci serve, più che altro sono heating component e questi che sono difficili da... No, in realtà neanche tanto, perché abbiamo le sbarre, quindi in realtà non sono così difficili questi. Che basta fare bam, ok, ne abbiamo già un altro, quindi ok, questo non è difficile. La cosa difficile è fare questi heating component, che si fanno così con carbone, sabbia e clay. E vi ricordo che la sabbia è la cosa più odiosa di questo pack da craftare, perché è difficile da trovare, però si può craftare in questo modo, cricket sand e water bucket. Solo che il punto è che abbiamo un solo water bucket e quindi bisogna farne degli altri magari. Solo che facciamo negli altri casino. La clay non l'abbiamo, perché la clay si fa con la sabbia. E vabbè, invece il carbone basta aspettare qua che le bellissime piantine di carbone facciano il carbone, e quello ce lo abbiamo tranquillamente. Quindi quello è il meno problematico. Quindi ora farò tutte queste cose off camera e vi farò vedere quando lo crafto. Già, quindi nulla, mi metterò così al lavoro e lo farò. Guardate, c'è uno solo, ne fa, devo mettermi giù, raccogliere altra acqua, un casino. Ci metterò tanto tempo, già. Ok, come potete vedere ho farmato un po' di sabbia, sono 4 stack e un po', perché non c'avevo più voglia di farla, quindi ok. E il carbone è cresciuto, ogni tanto andavo a vedere, è cresciuto, l'ho raccolto. E l'unica cosa che mi manca sono i pezzi di clay che adesso devo fare in questo modo, così. Solo che mi sta venendo in mente una cosa. Mi sa che dovremmo usare del carbone per accendere queste piante, perché non so se abbiamo abbastanza mana. Probabilmente no. Quindi accendiamolo e vediamo se... Ok, qua ce ne sono questi, ripariamo qualcosa, tanto per liberare uno spazio nell'inventario per poter tenere la clay. Ok, questi... perché vi ricordo che questa piantina è carina e simpatica, ma consuma mana. Qua comunque, se ci serve a fare così, bam, bam. No, non possiamo farlo perché possiamo farlo a mano. Ok. Carbone, perfetto. Ok, ce ne servono 12. Ma in realtà ne facciamo tantissime, quindi tranquilli proprio. Mamma mia, potremmo farne altre un milione. Qua intanto mettiamo qua il carbone, che ora in realtà è un po' troppo, sì, vabbè. Abbiamo della sabbia però, cioè così almeno non dovrò farmare altra sabbia. Già questa è una buona cosa. E possiamo craftarlo. No, ci serve il secchio di lava però, giusto? Ci serve il secchio di lava. Devo andare a prendere il secchio di lava, ma sta diventando notte. Ma a noi non ci interessa nulla, noi siamo sprezzanti di pericolo, quindi andiamo all'assalto proprio. Mamma mia, corri! Così. Poi qua ci va un secchio di lava. Qua ci va questo lì al centro, qua ci va il tank che è qua. Perfetto, abbiamo Crucible Furnace, la seconda finalmente. Quindi possiamo metterla sopra qua. Bam, esatto, vedete che prende un'altra forma. Possiamo right cliccarci e si apre. Ora, non ho idea di come funga questa fornace, però il bellissimo libro che ci è stato dato probabilmente ce lo dirà. Quindi magari vediamo il libro, eh. Ok, quindi perfetto, bisogna dargli del gas sotto così. Quindi ho sbagliato a metterla, perché bisogna metterla più in alto. Perfetto. Però già questo è qualcosa, insomma. Bisogna fare un altro tank, quindi che si fa? Vabbè, si faceva facile, bastava del copper. Noi il copper, abbiamo una striscia piena di copper, quindi dovrei in effetti anche tipo togliere e rimettere il copper, però non lo farò adesso. Ne abbiamo 16, quindi possiamo fare delle robe molto carine, esatto. Perché facendo così, no, non pieno ovviamente. Così, esatto, ce ne da 6, solo 6, va bene. Gli altri, il resto lo mettiamo qua e accendiamo questo. Ah, ma qua c'è la data del carbone.
Ah no, questo qua c'è l'alcol, non va bene però. Tutti li cuociamo? No, cuociamone solo 4, perché non vorrei sprecare. Perché appunto la Tinker, la cosa bellissima della Tinker è che trasmuta le cose. Perché praticamente è difficile spiegare. Praticamente no, in realtà non è difficile. No, oddio no. Oddio no. È successa una cosa molto elegante, devo dire, Questa fornace non si può spostare, perché serve un piccone di ferro per spostarlo. Noi il piccone di ferro non possiamo farlo, perché ci bisogna aspettare la Tinker per poter fare il piccone di ferro. Che cosa elegante. Quindi facciamo una cosa carina, del tipo una discesa così. Ok, ci siamo, allora siamo tornati. E dov'è che è? Oddio, ok, eccolo qua. L'avevo perso, mi è venuto un flash un attimo. Ok, mettendolo qua sotto, teoricamente si accende. Perfetto. E questa barretta qua si alza di gradi. Buonissimo, perfetto. E per fare i mattoni che ci servono a noi, cosa bisogna fare esattamente? Non saprei. Allora, fatemi vedere come si fa per fare i nostri mattoni. Queste robe qua sono strane, quindi non... Ok, lasciamo stare. E andiamo nel libro delle quest. Crucible of Fire, ok. Ok, quindi serve Blockcaster, Ingotcaster e Ludl. Ok, quindi serve Blockcaster, Ingotcaster. Perfetto, quindi altre robe da craftare ovviamente. Claimer e Watch ci dà 4 secchi di lava e Burnt Brick. Non possiamo claimare perché abbiamo l'inventario pieno. Quindi un attimo, droppiamo robe random per terra, così tanto per prendere il claim reward. Non ce lo fa prendere ancora. Perché non ce lo fa prendere? Perché abbiamo ancora l'inventario pieno. No, l'inventario non è pieno, dammelo. Ok. Ah, giusto, perché i secchi si dividono a 4. Ah, ok, abbiamo capito. Allora, questi si mettono praticamente in parte alla fornace. Questi qua si mettono così, in parte alla fornace. Quindi in questo modo, no, in questo modo, esatto. E c'è scritto praticamente nel bellissimo libro che mettendo il Ludl, questo, mettendolo proprio così, no, scherzo, no, c'era scritto che poteva, fermi, allora, mi sa che non ho capito come funziona, perché nel libro c'era scritto che tipo questi servivano per spostare i liquidi da una parte, da tipo dalla fornace a tipo il coso che lo faceva entrare blocco, ma a quanto pare non funziona così, quindi, principalmente, ok. Quindi, vedremo come fare questa cosa intelligente, ok, intanto qua chiudiamo tutto, l'idea del Carpenters non va bene, quindi lasciamo stare. Ok, ora... Qua ci abbiamo queste cose, bisogna fare i lingottini carini, quindi scriviamo Tinkers Construct, no, perché è buggata così, Construct, perfetto, e noi servono i mattoncini. Dove sono i mattoncini? Mattoncini, dove siete i mattoncini? Ok, eccoli qua. Serret Brick, esatto, che si fanno così, ma non possiamo farli. Ok, Serret Stone, che si fa nel Ingot Caster, perfetto, che si fa con Cobblestone. Cobblestone, noi abbiamo tanta cobblestone. Abbiamo della cobblestone. Abbiamo solo 15 cobblestone. Però se noi la mettiamo qua, teoricamente dovrebbe già farsi. Ok, qua siamo a 430. Ok, si sta facendo lentamente, ma si sta facendo. Ci serve altra. Quindi ci serve altra cobblestone. Abbiamo della cobblestone. Dimmi di sì, avanti. Ok, abbiamo 36 di cobblestone, ma ne basta solo così. Abbiamo stone. Scaviamo questa stone. Cioè, so che è uno spreco, tipo rompere la stone così. Solo per prendere la cobblestone, ma in questo momento non ho voglia di andare in miniera, perché già sono stato qua a craftare la sabbia a mano perché non volevo andare in miniera. Allora perché dovrei andarci ora in miniera? Ok, li ho rotti, abbiamo solo 60 cobblestone, però qua abbiamo 72 serret brick, buono, molto buono. Quindi teoricamente, da quello che ho capito, quindi magari cliccando questo, no, cliccando shift e questo, ok, si è riempito, e facendo così... No, ho sbagliato. Ok. Ok, vediamo. Bam, facendo così. Si riempie, perfetto, e... Ma ci serve pieno o ce lo dà lo stesso il Serret Brick? Mi sa che ci serve pieno. Quindi sarà un processo molto lento. Con lento intendo lentissimo. Quindi andiamo a dormire e poi andiamo qua fuori a aspettare. Già, ovviamente taglierò tutto perché sono buono. Ok, fortunatamente ho visto questa bellissima cosa. Più la temperatura qua si alza, più è veloce. Quindi siamo già tipo a 200, a 270 di cose. Quindi possiamo fare aspirarla così, fare boom. Aspirarla e fare boom. E oh, mamma mia. E ce li droppa così? Proprio tutti così in mano. Cioè, tutti, sono solo due. Però, bello. Sono veloci a craftarsi, dai, sì.
Ok, allora qua staranno avanti, la temperatura è tipo a 1260 gradi, quindi va già molto veloce rispetto a prima e praticamente cioè non ho fatto nulla. Stavo solo, ero solo là, ho soltanto tolto tutte le piante analizzate, rimesse giù perché ok, perché praticamente non, cioè, per aspettare il tempo. Oh, guardate qua, mamma mia, cosi pieni. E allora per fare i blocchi della Tinker ci servono tipo... Non erano tanti blocchi, erano tipo contati giusti. Vabbè, intanto cominciamo a craftare le cose importanti per la Tinker. Quindi uno smeltery controller che serve tipo troppo, è la cosa principale praticamente. Quindi se non la facciamo siamo un po' stupidi in effetti. Quindi facciamo una smeltery controller. Achievement random della Tinker. Yeah, achievement random della Tinker. Perfetto. Poi ci serviva anche il smeltery drain che si faceva abbastanza easy, infatti me lo ricordavo. Ok, perfetto. Poi una cosa non troppo utile, ma in realtà sì. Quindi, no, no, no. Aspetta, però, fermi. In realtà, no, non lo facciamo perché, ovviamente, fare una cosa più intelligente con i tubi che abbiamo qua possiamo fare una cosa molto più intelligente di quello che stavo pensando. E ci serve praticamente il casting table. Poi, di blocchi principali, vabbè, ci serve quello per fare i blocchi. Ma sinceramente, i blocchi, chi se ne frega dei blocchi? Cioè, i blocchi principali, noi ci servono i lingotti, i blocchi, vabbè. Lo potremmo fare, ma lo facciamo in futuro quando abbiamo le big cose. E ci serve anche un Sir Tank, che praticamente è il robo che tiene, appunto, come si può capire, è il tank, quindi tiene i, come si chiamano, i liquidi, quindi lava praticamente. Già, perché la Tinker, come vi ripeto, per l'ennesima volta funziona lava. Quindi ci serve questo un pezzo di vetro, quindi basta andare qua in questa cesta. Come sono dentro robe, tanto per svuotarmi l'inventario, ho messo le robe qua. E ok, qua dammi i cosi, grazie mille. 4 non sono abbastanza. Ce ne servono di più avanti, dai, veloce, prego. Ok, io allora credo che così siano abbastanza. Non ne sono troppo sicuro, ma penso che così ci dovrebbero bastare i blocchi. Ho aspettato e ho preso quelli che penso che siano giusti. Comunque, ci basta fare questo più questo. Esatto, ci esce Sir Tank, esatto. E poi ci servono solo blocchi praticamente. 16 non dovrebbero bastare, però intanto iniziamo a farla. Scegliamo un bel posto per la Tinker. La andrei qua dietro, perché qua dietro sarà la zona tinkerosa di scioglimento materiali. Quindi la Tinker ha uno spazio 3x3 per il so nel, praticamente sotto, come posso dire, il pavimento è 3x3 così. Così anche un, come si dice, un how to build Tinker's Construct Smeltery. Quindi basta metterle così per terra e poi mettere 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esatto. Poi ci servono questi qua che ho in mano. Stavo andando a prenderli, ma sono stupido perché ce li ho in mano. Serve un smeltery controller che di solito io lo metto al centro perché fa più figo metterlo al centro. Poi ci serve un smeltery drain, che è tipo quello che fa uscire le cose, che io metto qua. Là cos'è che c'è? Oddio, cos'è quel coso? Non. Ok. Quello praticamente col buchino che fa uscire i materiali. Poi ci serve Sir Tank random qua. Casting table che per ora metterei qua. Qua così proprio per terra, esatto. E ce ne servono ancora pochi blocchi in realtà. Quindi magari con questi qua che ho raccolto potremmo fare un secondo piano. Possiamo fare la doppia smeltery. Cioè la doppia smeltery è figa, ammettetelo. Ok, vedete, bam, e si è accesa. Quindi abbiamo acceso la nostra, come si dice, la nostra Tinkers. Ok, possiamo fare anche un secondo piano, lo facciamo allora. Perché il tavolo sottoterra mi dà un pochino fastidio, ok? E sinceramente mi dà molto fastidio vedere il tavolo così sottoterra. Perché io lo voglio sopra. E già che ci siamo, possiamo fare una cosa figa che odio. Mettere questo blocco, così almeno vedete sotto è tutto carino così. Tanto noi abbiamo abbastanza blocchi esatti, dovremmo averli. Li abbiamo esatti, 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 esatto. Ok. Qua andiamo a smettere il drain. E mettiamo qua, questo è l'ultimo blocco, Sedrick. Bam, esatto. Quindi abbiamo la Tinker con il doppio piano così. Quindi ora se facciamo questa bellissima cosa. Andiamo a prendere i nostri bellissimi lingottazzi di iron. Esatto. E li schiaffiamo dentro così. Guardate. Bam, li schiaffiamo dentro così, esatto. Esatto, li schiaffiamo dentro e prendendo della lava. Prendendo della lava, non saprei da dove. Intanto rubiamo. No, anzi, ma mi sa che quelli brutti inutili. Possiamo prendere da lì, tanto non ci serviranno a null'altro. Quindi possiamo prendere questi secchi e usarli. Quindi, guardate, se noi mettiamo dell'energia qua dentro, bam! Succede questa bellissima cosa che praticamente si creano dei blocchi. Però, se ci camminiamo sopra, praticamente cadiamo dentro. Perché questi blocchi ci sono, ma sono invisibili. Sono solo lì, tanto per la figata di essere lì. Ok, quindi abbiamo piena lava e guardate qua, qua si stanno cuocendo e
Beh, ora no, però vabbè, intanto vi faccio vedere come funziona la Tinker. Dopo nel prossimo episodio faremo, perché praticamente ora può solo sciogliere, ma non può estrarre perché non c'è il cosino qua. Perché non l'ho messo, perché voglio mettere i tubi, perché è più figo con i tubi, dai. Col tubi è molto più figo, quindi aspettiamo e guardiamo. Comunque qua si stria, dovrei mettere delle torce in effetti, qua in giro, perché ci sono un po' di mobs. Però va bene, dai, tutto sommato, ora intanto mangiamo. Comunque ora si starà sciolto, vediamo. Esatto, vedete? Quello è liquido, quindi se noi andiamo qua a vedere abbiamo del iron, ferro sciolto. E guardate quanti ne abbiamo messi dentro. Ne abbiamo messi dentro esattamente 18 e sono 36, il doppio, perché appunto la Tinker sdoppia le cose. E ovviamente consuma lava, tantissima lava in effetti, Comunque, vabbè, per questo episodio abbiamo fatto abbastanza, cioè abbiamo fatto la Tinker, voglio dire, è molto fare la Tinker, no, ok, ora è un po', ok, mettiamoci qua così, perfetto, quindi con il nostro mondo dietro. Quindi, da Jurassic Country Age è tutto, vi ricordo di essere un bel mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo nel prossimo episodio della Regrowth, quindi, ciao a tutti!